E niente, io anche oggi mi sto propinquando ad andare a fare la mia lezioncina di CrossFit. E anche oggi volevo andare di argomentazioni. Vi dico la verità, mi viene più facile farvi le argomentazioni che quant'altro, perché adesso con l'estate, la campagna e tutto il resto, non è che c'ho tutto sto tempo, e ogni tanto sinceramente non c'ho neanche tanta voglia. Comunque, ho visto il servizio delle Iene per quanto riguarda Ubil, più pelo per tutti, insomma, no? Allora, mi sento di dire una cosa. Non capisco perché bisogna andare in televisione per dire che tu, se vuoi, devi essere libera di tenerti i tuoi peli. Tieniti i tuoi peli e non ci rompere le scatole a noi che i peli ce li togliamo. Ho sentito dire tutto il contrario di tutto. Perché i peli proteggono dalle infezioni, sì, è vero, nell'età della pietra giravamo nudi e quindi il pelo serviva a quello. Siccome hanno inventato le mutande, adesso il pelo non ci serve più di tanto, e oltre a non far passare le infezioni, queste cose qua, trattiene gli odori, quindi si puzza di più. Adesso voi potrete anche dire, basta lavarsi. Sì, peccato che puzzi prima. Voglio dire, non rompiamoci le scatole. Ognuno è libero di fare quello che vuole, al pari degli omosessuali. Non ho capito perché gli omosessuali debbano fare outing. Ognuno la propria sessualità la vive come meglio crede e ognuno il suo pelo lo vive come meglio crede. Personalmente a me il pelo fa schifo, poi non vivo con la lametta e le creme depilatorie in mano, d'inverno sembro abbastanza l'orso yogi, no? Devo dire la verità, io d'inverno sono un po' più trasandata, nel senso che mi occupo dei Paesi Bassi, delle ascelle e le gambe, faccio a gara con l'orso chi è più peloso. Però non ho bisogno di andare in giro a dire, ah, io se voglio il mio pelo me lo tengo, se voglio me lo tengo, se voglio lo tolgo. Questa crociata delle donne pelose. Io quando si è capitato di fare delle battute col compagno di mia mamma, siccome lui giustamente è più grande, mi fa, io la pancetta, a me la pancetta piace col pelo. Non penso di dover entrare nello specifico, ma avete capito di cosa parla. Cioè, ognuno è libero di fare quello che vuole, però secondo me è stata più una questione mediatica, cioè non sapevi come cacchio farti pubblicità e quindi facciamo le donne pelose. Anzi, dirò di più, da una parte viva, nel senso sdoganiamo il fatto che per forza la donna debba essere tutta depilata, ok, non dovevano arrivare loro, ognuna con la propria pelle fa anche un po' quello che vuole, però io penso anche a quelle persone che tutta la vita che combattono con una peluria eccessiva e per loro è diventato fonte di stress, cioè, no? È una presa per i fondelli, perché io voglio vedere queste personcine che dicono io ho scelto di non depilarmi più. Vorrei proprio vedere se queste personcine mettessero su 10 kg di barba e quant'altro nella schiena e sul petto, intorno ai capezzoli, se ancora sarebbero della stessa idea. Secondo me ci darebbero secco con le creme e con la lametta e con le cerette e tutto quello che ne segue. Quindi l'ho trovato un po', passatemi il termine, ipocrita, perché non c'è bisogno della televisione. Voglio dire, fai quello che ti fa stare meglio. Se a te fa stare meglio stare con i tuoi peletti, tienti i tuoi peletti. Voglio vedere quando poi c'hai una squadra di baffi sulla bocca che ci puoi fare anche il ricciolino in fondo, se per forza no, devono piacere. Ma ripeto, io per quanto mi riguarda odio i peli, ma anche sugli uomini, non che debbano essere glabri, però quelli troppo mi fa schifo.
non è che mi nascondo dietro un dito, io all'orso lo martello per depilarsi le ascelle, che lui non, per fortunatamente non ha tanti peli, però sotto le ascelle taglia, perché sennò si muore. Per me è anche una questione di igiene, non venite a dirmi che il pelo protegge, perché il pelo ormai con le mutande, i pantaloni, il passamontagna e quant'altro non è più una questione di protezione. Questa regola poteva funzionare all'età della pietra. Comunque, cioè, no, anche meno, non so come dirvi, cioè, vorrei sapere cosa ne pensate. Io sono dell'idea che ognuno col proprio corpo possa fare quello che vuole, e basta, nel senso, non è che c'è bisogno che vai in televisione. Poi l'ho trovato di uno squallore, di uno schifo, ma non perché c'era il pelo, ma perché tientelo per te, ma a me cosa me ne frega di vedere le tue gambe pelose o depilate, le tue ascelle pelose o depilate. Anzi, mi fa anche un po' schifo, dico la verità. Ciao, mi stanno salutando, c'è la mia amica dietro. E quindi, no, va da sé che anche meno. Secondo me è stata più una questione di voler andare, come ha detto qualcuno, se no non se le cagava nessuno. E mi sento anche di dire, se siete felici con i vostri peli, viva, ma non spaccate le scatole a chi i suoi peli non li vuole. Io, a parte i capelli, vorrei perderli tutti i peli. Non mi depilo le braccia, per esempio, però sono biondi, non si vedono, c'è gente che si depila anche le braccia. E niente, questo era quanto. Fatemi sapere anche voi cosa ne pensate di questo pelo non pelo, se meglio glabra o marmotta. E io vi abbandono, vi auguro una buona giornata, ciao.